cos'è? Per la palla che ho mosso. Contento chi? Sì. Mario, tu sei contento? Mamma! Mamma! Mamma, quanto! Nonno, sei contento? Mamma, sì. Si entra nella... Si entra nella zona blu per prima, dopo aver fatto i biglietti. È nuovo, sì, è nuovetto, di pinguini. Ora guarda come... Oh, si gira dall'altra parte. Vieni, vieni. Mario, vieni. Oh. Eh sì, lo devi lasciare, devi fare tutto il percorso della mamma con l'ovetto. Foto il video. Stai facendo la conversazione. Dai, esci fuori, ti portiamo il cavallo. Guarda tutta la plastica che viene lasciata nel mare, ma che roba. Mamma, una teglia questa. Quella ti dice tra quanto tempo si decompongono le varie cose, vedi? Un fiammifero a 6 mesi, una sigaretta senza filtro 3 mesi. Guarda che si è nascosto là dietro. No. Guarda che sta là sotto, nascosto là dietro. Sta là. C'è uno che sta nascosto là dietro, non si vuole muovere. Scusami, pensavo fosse Franci. Come mi piace questo. Guarda, 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 guarda. Aspetta, quella è una macchina. Guarda che arriva. Guarda, guarda chi sta arrivando. Ciao! Buongiorno signor Squalo, buongiorno. Squali squalo toro, questo qua, giusto? No, no, quello. Qual è lo squalo toro? Quello là in fondo? No, questi sono squali tori, questi quelli sono salmoni. Quei squali tori sono squali che vivono in acqua dolce, cioè fiumi, cioè nei laghi. Dove i tori possono mangiare molte di pesce di peste, come il piranha, perché loro riescono a mangiare nei capelli. Bravo, grazie Mario per la guarda, dove? Là è. Qua. Saragossa. Una guida turistica. L'anguilla rischia l'estinzione, salviamola. E dov'è l'anguilla? Dov'è l'anguilla? Dov'è? Ah, è qua dentro! Ciao anguillina! C'è un'anguillina lì dentro, ciao anguillina! È l'anguilla perché era, perché poi testa, perché è il pezzo più bello del mondo, ma... Avvicinati, che se non si sente. Ma? Ma è stato loro di un antito. Meno male. Quella lì, e l'altro animale là. Vedi? Quello là. È un'anguilla elettrica. Ma quanto è brutto però. Così sono gli animali grandi. L'anguilla elettrica ha dei lettori di vita che incatenano dei... Ah! Vanno in giro in gruppo.
poi ci sono quelli piccoli, guarda che roba, che bello. Cioè tu pensi ad andare in un mare in cui ci sono tutti questi pesci? Stiamo andando al percorso viola. Cosa c'è nel percorso viola? Che schifo, ci sono anche ragni. Quindi dopo torniamo indietro a quello giallo, perché le lontre attualmente sono andate a mangiare. Sono andate a dormire, non a mangiare. Dopo vediamo quando mangiano. Ma dove vai, Paperotto? Dove vai? Paperotto! Paperotto, dove vai, Paperotto? Paperotto, dove vai? Che non me ne ero accorta, ma qua praticamente c'è, vicino all'ingresso, quello verde, c'è uno stagnetto. Guardate che bello, guardate che bello, guarda, guarda il piccolino, piccolino nel mezzo che chiama la mamma. Ce ne sono tanti con cucciolotti con la mamma, guarda che belli che sono. Guarda che sta chiamando la mamma. Dov'è la mamma? Patatino, non ti preoccupare tanto, sono tutti qua, prima o poi la trovi, non ti preoccupare. Non dovrebbero esserci ragni. Nel caso, pregate per me. C'erano i ragni, ma col cazzo che sono andata a vederli. Ed erano anche giganti. Queste sono le formiche. Molto belli questi modellini. Marò, non era gigante il ragno che era di là, però, eh. Mamma mia, che roba brutta. Belli questi modellini, rappresentano. Allora, qui fate la galleria, questa qua. Guardate la galleria, questa qua, no? Trovate qua che è tutto buio, questi cosi qua, e poi spunti perché c'hai paura, ti guardi quello di fronte e poi ti trovi il nonno che è
Ok, il nostro video finisce qui con questa mega buffata. Sì, lo so, sono patologica, ho trovato anche la tessera, però vabbè. Questo è tutto ciò che abbiamo mangiato. Tutto a dir poco ottimo e meraviglioso e anche troppo abbondante. Quindi il mio video finisce qui, acquario assolutamente da vedere. E vi ricordo di scrivere, commentare e condividere. Ciao! Dimenticavo, per qualsiasi precisazione o dubbio che avete, c'è la mia live in cui faccio riassunto delle mie vacanze assolutamente gratuite. Ciao!